Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha finalmente raggiunto il suo castello. Quindi adesso vediamo che diavolo ha combinato Sogghigno. Guarda un po', quanti manifesti di propaganda vedo qui. Simpaticone Sogghigno, Va bene. Benvenuto! È giunto un nuovo ospite! Benvenuto, signor ospite! 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 Benvenuto al Teatro Sogghigno! Lo spettacolo sta per iniziare, la preghiamo di attendere all'atrio! Teatro Sogghigno? Cosa state farneticando? Questo è il mio castello! Lo spettacolo sta per iniziare, attenda nell'atrio! Atrio! Non mi riconoscete, smettetela di blatterare! Lo spettacolo sta per iniziare, tenda nell'atrio. Atrio. Oh no. Basta. Lo spettacolo sta per iniziare, tenda nell'atrio. Atrio. Che succede? Sembra che tu abbia qualche problemino. È inutile parlare con questi. Sogghigno gli ha fatto il lavaggio del cervello. Quel tappeto verde. Non gli bastava il mio castello, ho dovuto prendere possesso anche dei piccoli sgheri. Lo spettacolo sta per iniziare, andate nell'atrio. Atrio. Oh no. A questo punto tanto vale entrare e dare un'occhiata. Maledetto Sogghigno, me la pagherai. Ah, non posso neanche usare il fuoco e i pugni, incredibile. Voglio parlare. Ho sentito che Lord Sogghigno andrà a vivere nel castello di Peach. Però ha preferito l'atmosfera cupa di questo castello lercio per allestire il suo teatro. Che idea geniale. Mamma mia. Tu invece? Lord Sogghigno ci sta dando molto da fare per invadere il regno dei funghi. Perciò è importante che riduca lo stress degli eventi mondani per questo concerto. Capisci quanto è importante? Lo capisci? Vabbè, evitiamo di parlare con questi inutili. A proposito di Lord Cacchioduro lì, io cambierei già, esatto, il pugno più potente, però forse dovrei mettere il braccio all'attacco che aumenta il 10% di entrambi. Direi che non è una mala idea al momento. Direi che avere il 10% generale forse è un pelino meglio che avere il 10%... fisso solo su una cosa. Certo che in questo castello ci sono un sacco di X per terra. Dovremmo venire qua con Mario e Luigi appena possibile. Il teatro è ancora chiuso. Forse sai che devo parlare con tutti? Forse devo parlare con tutti prima di poter passare, vero? Perfetto. Il teatro Sogghigno ora apre i battenti. Yuppie, finalmente! Voglio vedere in prima fila. Va bene allora, sbrighiamoci anche noi e andiamo a vedere questo suddetto spettacolo. Un salvataggio, vabbè, adesso non ci serve visto che l'abbiamo appena fatto. Vediamo cosa c'è da queste parti prima di avanzare. Esatto, un super sciroppo, niente eccezionale. Però ecco, prima di entrare magari mangerei un polletto giusto per ricaricare un pochino la vita. Siamo nei sotterranei qui, e non posso rompere questa statua, va bene. Mangiamoci un polletto e siamo a posto. Di qua non possiamo ancora passare, esatto. Vediamo cosa succede se vado di qua. Lo spettacolo sta per iniziare, la preghiamo di accomodarsi. Darsi. Va bene. Dove dobbiamo accomodarci però? Bella domanda. Aspetta. Per un attimo c'è uno shroom che non sta parlando. Maledetto. Forse ha fatto il lavaggio al cervello anche a lui. Che diciamolo. Poi scopriremo. Però credo che abbia fatto il lavaggio al cervello anche a quello shroom. Non vedo posti liberi. Neanche qui, cacchio. Niente posti. Vado a protestare. Ehi! Sì? Mi dica. Non c'è posto per me.
si accomodi in un posto libero. Libero. Non ci sono posti liberi, fa qualcosa. Mi spiace, ma non saprei cosa fare. Fare? Tu non sai chi sono io, sono il grande Bowser. C'è qualche problema? Salve, direttore, vede? Questa tartaruga è sproporzionata. Ah, beh, sta andando lui a ruota libera. Are? Volevo leggere, ma è andato troppo veloce. Ah, chiaro, più o meno. Ma quanto parla? Dunque, il signore ospite non ha un posto da sedersi, giusto? Non sono un ospite, sono il grande Bowser. Il grande Bowser? Dice davvero, mi hanno avvertito del suo arrivo. L'orso Ghigno mi ha chiesto espressamente un trattamento speciale per lei. Grande Bowser, lasci che la indirizzi al suo posto. Che accidenti vuol dire un trattamento speciale? La poltrona del grande Bowser, prego. Ecco, ci voleva molto. Questo è il posto che fa per me. E ovviamente non è una trappola, Bowser. No. Il nuovo spettacolo del teatro Sogghigno sta per cominciare. Are. Oh no. Sono Sogghigno. Dai, appari. Ah, ok, per un attimo ho pensato si fosse bloccato il gioco. Ciao amici. Non ho letto la seconda parte. Io sono molto caldo. Ma so che potete darmi di più. Di più. Di più. Sento il vostro calore, mi sento quasi bruciare. Questo calore è perfetto per annunciare l'ospite speciale di oggi. L'ospite speciale di oggi, l'ex signore del male, Bowser. Cazzo. Che entrata spettacolare. Non ci aspettiamo niente di meno da un ospite speciale. Ma le sorprese sono appena iniziate. Sogghigno, piccolo verme. Grugnosauro, tocca a te. Grunf, tu è qui. Io combatto te. Io sconfiggo te. Oh no, è un Elina Cell. Amici, benvenuti allo scontro del secolo. Il nostro grugnosauro spremerà le zanne del grosso e tanto cupa. Mi piace. Finalmente potrò fare vedere tutti come sarei conciato dopo essere passato sotto i miei pugni. Benissimo, grugno. Allora, voglio provare il tipo timido. Non sono ancora sicuro di come funzioni qua sull'emulatore, ma proviamoci un attimo. Su DS sta mossa. Faceva un male fantastico, veramente. Yahoo! Becca dei soldi! Aia, che male! Dovevo abbassarmi dopo. Vai, grugnosauro! Devo aspirare quella roba. Che palle! Gnom gnom gnom. Gnom 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 gnom. Si è beccato pure l'attacco in più. Che stronzo. Vabbè. Pure, A sto giro me l'aspiro io, quella cosciotto. Ecco fatto. Ehi, il mio pollo. Stronzo. Dai, su che... Strunz. Maledetto. Dai, beccati un altro colpo timido.
Perfetto, non male, eh. Vai Bowser, grandissimo, beccati i soldini. Allora, aspetta. Aspettiamo ancora un attimo che adesso va più veloce. Ecco fatto. A questo giro col cacchio che mi prendi, scemo. Beccati un altro colpo timidazzo. In realtà vorrei prenderlo a pugni, ma abbiamo la mossa nuova. Tanto vale sfruttarla. Grandissimo! Beccati i soldini! No! Maledetto! Mi ha destabilizzato! No, e che palle, adesso si cura di nuovo! È col cacchio che ti faccio curare, cretino! E vai! Ehi, quello era il mio pollo! Vai più veloce. Ecco fatto. Altro colpo timidazzo, ma sì, dai, è l'ultimo. Vai. Forza! Caricate il colpo! Perfetto, direi che forse abbiamo vinto. Non male il colpo timido, sicuramente molto più efficace di quello dei Goomba. E vai, sono salito di livello! E abbiamo beccato un pollo esplosivo! Yeah! Io devo puntare molto ai PV e molto alla difesa, perché Bowser è molto carente in tutto questo. Peccato che in difesa ci siano un sacco di uno e un solo tre. Preso! L'unico 4 che c'era l'abbiamo preso sulle corna. Bravissimo. Via, signor Grignosauro. Il vincitore della sfida, eh? Bowser! Così, così, applaudite. Adesso vi ricordate di me, l'imbattibile Bowser. Sono rimasto incantato da questa sfida sublime. Ehi, questo è il mio castello. Vattene subito se non vuoi fare una brutta fine. Certo, certo, sparirò più lieve di un soffione. Ma prima voglio premiarti per aver vinto. Che premio è? Ho predisposto una sala per accogliere degnamente un vincitore. Miei Fidibù, eccoci! Venga con noi! Lei è Bowser, il vittorioso sovrano dei Koopa. Che muscoli! Portate Bowser alla sala premio! Subito, grande Bowser, ci segua! Bah, non so che succede, ma a questo punto... Wow! Esatto, lo stavo per dire anche io. Quanto cibo, cavolo! Quanta roba da mangiare! È un banchetto per celebrare la vittoria, si serve liberamente! Che fame! Finalmente posso riempirmi la pancia di roba unta e bisunta! Mi voglio sbaffare tutto! Madonna mia, io partirei subito da questo, ti giuro! Gnam 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 gnam! Buono. Gnam 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 gnam. Anche quella bistecca col burro sopra, mamma mia. Io non ho mai mangiato una bistecca del genere, ma sono sicuro che sia di un unto schifosissimo buono, mamma mia. Gnam 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 gnam. Sono pieno. Come un uovo. Ma come? È già finito? Abbiamo preparato tutte queste pietanze ad alto contenuto calorico apposta per lei. Non faccia complimenti. Non mi va più di mangiare. Non faccia così. Su, l'aiuteremo noi. Su, 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 venga con noi. Apra la bocca. Su, mangia ancora qualcosina. Gnam gnam gnam. Gnam gnam gnam. Gnam 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 gnam. Gnam 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 gnam. Gnam 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 gnam. Ehi,
Cosa mi sta succedendo? Ma niente, su, si gusti il cibo. Sto ingrassando a vista d'occhio, cacchio. Ehi, qua sta succedendo qualcosa di strano. Ma cosa dice? Su, mangia ancora, ancora. Aspettate, basta! Il mio corpo, sono diventato una palla. Oh, ma è vero. Ti sei riempito di cibo pieni di zeppi di calorie e grassi dati apposta dall'orso ghigno. È ovvio che sei ingrassato. Incredibilmente ingrassato. Lo sai, Bowser, ti ho sempre immaginato così. Ehi, lenzuoli sghignazzanti, mi avete fatto mangiare apposta così tanto. Cacchio. Aiuto, sono incastrato. Dannazione. Mi verrà un infarto. Ehi, Cosma, mi senti? Sì, ti sento, non serve che urli. Sei caduto come un fico secco nella trappola di sogghigno. Non ti ci mettere anche tu. Aiutami a tornare in forma. Guarda che ti basta fare una dieta e un po' di moto. Sono rimasto incastrato al pavimento. Fa qualcosa, bruciami i grassi. Non saprei, fammi pensare. Farò qualcosa se mi viene voglia. Ciao ciao. Ehi, non lasciarmi qui, fa qualcosa. No. Per ingrassare così sarà successo qualcosa da qualche parte del corpo. Approfittiamo per andare a cercare la principessa Peach. Ovviamente. Allora, io vado un attimo alla piazza Infratod. Non c'è un blocco di salvataggio in sto posto? Comunque, Mario e Luigi sono più o meno al pieno della forza. Per 10 monete io direi di sfruttare il succhetto magico. Ecco qua, dammelo. Tanto, appunto, 10 monete ti ricarica la vita. Passiamo da un blocco gratis, uno solo nel gioco, a una bibita che ti ricarica la vita. 10 monete oppure, se hai culo, lo trovi in giro. Allora, andiamo nel centro metabolico. Ehi, quanto grasso! Mi sembra la festa della nonna quando ha fatto gli spaghetti. È vero, me la ricordo quella festa. Una sveglia e rivincita. Vediamo se qua invece c'è un blocco di salvataggio. Esatto. Quindi noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito, se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.